missione compiuta. Il CT Malia raggiunge la salvezza nel campionato di Serie A1. La squadra salentina ha sconfitto il TC Vomero nell'ultima giornata, blindando il secondo posto ed evitando così l'incubo playout. È stato un match lottato, deciso soltanto dai doppi. Nei singolari due vittorie per parte. Crepaldi ha sconfitto l'olandese Milan Nisten e Geoffrey Blancanò si è imposto su Giuseppe Caparco, mentre l'argentino Facundo Juarez ha battuto il pugliese Francesco Garzelli e Gianmarco Cacace si è imposto su Giorgio Portaluri al tiebreak del terzo set. Nei doppi è stata la coppia formata da Blancanò e Portaluri a conquistare il punto della salvezza. Lacrime di gioia per il tennista salentino, storica bandiera del CT Maglie. Sì, dopo che perdi 7-6 al terzo, dopo quasi 3 ore di partita, quindi rientrare per un doppio decisivo non è mai facile. Chiaramente per fortuna ho giocato con Blancanò, che è una spalla più che degna. Siamo riusciti a strappare questa salvezza in extremis al super tiebreak. Sì, io quando gioco a casa è sempre una spinta in più, nonostante la giornata quasi invernale, un vento e freddo, insomma, siamo stati spinti da quasi 300-400 persone, quindi questo ci riempie di energia e non ci fa mollare mai. Nell'ultimo match di doppio, Crepaldi e Garzelli hanno sconfitto Caparco Nisten al match tiebreak, dando il via alla festa sugli spalti. Un finale di stagione da sogno per la squadra pugliese. Sì, emozioni indescrivibili. Peraltro per buona parte dei match noi dipendevamo dal risultato dell'altra sfida Prato contro Messina. Poi sono arrivate le due vittorie nei doppi che ci hanno portato alla salvezza, al secondo posto, quindi alla salvezza diretta, tutti a fare festa.